Ave a tutti i legionari, sono Alessio PCM, vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Empire Total War nella nostra meravigliosa campagna con la Svezia. Ferro del ghiaccio, legionari. Vedete di sicuro che qualcosa è cambiato e vi dico subito, però prima vi devo fare un annuncio, ovvero. Non voglio portare questa campagna oltre l'episodio 45-46, non perché non mi stia piacendo, ma perché sennò diventa troppo lunga. Già adesso è molto molto lunga, purtroppo, anche rispetto a quella che avevo fatto su Rome Total War con l'Egitto, che è durata meno di 30 episodi. E proprio per questo farò un po' di tagli in più, in modo da farvi vedere giusto l'essenziale mentre vado avanti. Allora, perché vi dico che qualcosa è cambiato? Perché ho perso un video, come al solito, cioè perso nel senso che non me l'ha registrato, ma le cose sono andate troppo bene per mandare tutto al diavolo, essenzialmente. Allora, cosa ho fatto? Ho riconquistato Riga, ho riconquistato Varsavia, che mi sembra che l'avevamo persa, ho conquistato Kazan e Ufa, mentre il nostro protettorato, molto gentilmente, ma tolto il problema di prendere Cherkask, non si sa bene com'è successo in quanto non hanno truppe in questa zona, quindi boh, non importa. E quindi ci stiamo liberando di tutti i russi che ormai sono rimasti dei rimasugli dei loro eserciti qua sotto, ma come potete vedere sono proprio frammenti che si danno al saccheggio, bande che fanno scorribande, che fa pure rima. Questo esercito qua lo sto spostando qui perché un'armata che avevo inviato si è rivelata inadeguata al compito e è stata sconfitta. Ho combattuto la battaglia, ma eravamo milizia contro fanteria di linea e non c'è stato verso, il morale dei nostri uomini ha ceduto. Poi, per quanto riguarda il resto dei territori, i russi rimangono solamente, scusate, al Lvov, che è assediata da uno dei nostri eserciti e penso che aspetterò che ci attacchino loro oppure che molto semplicemente passino i 3 turni. E anche a Minsk, in Bielorussia, quindi dove abbiamo ben 2 eserciti e li stiamo assediando, e anche qua la stessa cosa, anche perché se non sbaglio, se li teniamo sotto assedio subiscono attrito. Ah, e tra l'altro ragazzi, la nostra flotta, se così la si può chiamare perché non si può dire che sia granché, è pronta, eccola qua, e la utilizzeremo naturalmente per andare a rompere le balle ai carissimi Mughal. Però ci servirà anche un esercito da imbarcare, nello specifico penso che imbarcherò uno di questi 3 che sono quelli più vicini, probabilmente. O questo qua di Eric Zetter o questo qui di Edwin Mednik. Poi ragazzi adesso dovrò anche riparare un po' di cose, però non vi starò a far vedere tutte le riparazioni, tutte queste cose. E dovrò anche migliorare le infrastrutture, ne avevamo già parlato. Devo dire che sono tutte decenti, ovvero almeno di pietra ci sono, però vorrei farle tutte in questo modo. E devo dire che siamo messi discretamente, ovvero ce ne sono un po', soprattutto in Russia, e non me ne aspettavo che sono fatte bene. Quindi bene, però è un investimento a cui dovremmo prestare attenzione. Per quanto riguarda il commercio, ho firmato altri accordi commerciali, dato che sono riuscito ad ampliare i porti. E adesso ne vorrei firmare un altro con l'Italia, che è l'unica con cui posso commerciare, che non me l'aveva accettato perché è ostile nei miei confronti. Ma io cosa t'ho fatto? Mi chiedo io. Cosa t'ho fatto? Gli offriamo un po' di cash. Vogliono una tecnologia? No, ma piuttosto ti do più soldi. Piuttosto ti do più soldi, ma col cavolo che ti do tecnologie. Già ne ho poche io, figurati se le do a qualcun altro. Olè, ne ha chiesto ancora di più. Ma sei fuori? Ma sei fuori, amico mio. Piuttosto facciamo che ti pago, non so, 500 per 4, per 5 turni. Ok, l'Italia non vuole trattare, benissimo, l'abbiamo capito. E allora passeremo il turno, ma prima riparo qualcosa. Ok, vediamo cosa succederà dopo. Ok, rieccoci qua. Tra l'altro mi stavo dimenticando di uno dei vostri commenti, che parlava di agenti nemici. E sì, effettivamente, ragazzi, ce ne sono tantissimi. Sono tutti scolari. Qua, cioè, guardate che roba. Guardate che roba. Ce ne sono 4 russi. È allucinante. È allucinante. Io manco li posso ammazzare, sti qua. Cioè, oddio, forse sì. Forse potrei fargli fare un duello, ma vedete, le possibilità anche di successo sono abbastanza scarse. Quindi non sono convinto, sinceramente. Non sono convinto. Al limite, utilizzerei uno dei miei agenti. Però
Nello specifico quello che si trova qua lo potrei utilizzare per ammazzare un po' di agenti nemici. Posso infiltrarmi qua dentro? Cosa farei? Mi sono infiltrato, bene. E cosa può fare? Assassina sabotaggio. Interessante. Sembra interessante. Ok, facciamo che combattiamo questi qua e speriamo di non ammazzare il nostro uomo. Boom. Lo immaginavo. Scusate ragazzi, non me l'aspettavo. Però effettivamente è stata una mossa stupida da parte mia. Avrei dovuto guardare meglio. Ma dai, ma non ci posso credere. Quanto bisogna essere scemi. E sentite, cicci belli. Chiediamo ragazzi agli Hanover se mi danno quel territorio là, che mi dà fastidio che ce l'abbiano loro. Poi, per la miseria, voglio dire, siete un mio protettorato, farete quello che dico, no? E vorresti, vorresti, e questa è la risposta, ragazzi. Allora, carissimo il mio Hannover, tu mi devi dare questa regione qua. E in cambio, io ti do un po' di cash. M'hanno mandato al diavolo, caspita. Vedete che bello avere i protettorati? Che non fanno neanche quello che dici, mannaggia voi. Mannaggia voi. Vabbè, muoviamoci verso Astrakhan, che ha un nome terribile, c'è da dire. Riusciamo a vedere qualcosa? No, sfortunatamente no. Questo qua ha già l'ordine di muoversi, gli altri eserciti non devono far niente. Bene, ragazzi, riparo qualcos'altro e poi passeremo un altro turno. Ok, ragazzi, a quanto pare i russi si sono decisi ad attaccarci al Vov. Da quello che vedo, noi abbiamo molta artiglieria in più. Abbiamo 6 unità di cavalleria e loro ne hanno solamente una. Per di più abbiamo anche molta più fanteria, dovremmo riuscire a vincerla abbastanza facilmente, però mai dire mai, mai sottovalutare troppo il nemico. Ok ragazzi, eccoci qua, come ho disposto i nostri uomini? Allora ho messo la nostra artiglieria sul lato, in modo da cercare di mettere in una posizione vantaggiosa per colpire il nemico, in modo che non colpisca i nostri più che altro. Gli ho lasciato della fanteria di scorta. Così come delle unità di cavalleria che serviranno anche per accerchiare il nemico. Mentre la nostra fanteria l'ho tenuta molto semplicemente tutta in un'unica linea, pronta ad avanzare nel punto che gli ordinerò. Che sarebbe questo? Un'avanzata molto uniforme, molto semplice, niente di troppo particolare. La cavalleria invece cerca di farmi un bel giretto. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Vediamo se la pendenza è ancora eccessiva. Sì, ancora un pochino, dovreste avanzare. Ancora poco. Vediamo se ce la facciamo. Ok, ragazzi, ho fatto avanzare ulteriormente i nostri uomini e ho fatto smontare i cannoni. Fuoco a volontà contro di loro. Cavalleria, fai fuori la cavalleria russa nemica, tra l'altro sono cosacchi. Voi piazzatevi qua. Le truppe si stanno rischierando, speriamo in una buona posizione. Tra l'altro siamo anche noi sotto il fuoco del nemico. Ah, caspita, questa qua pensavo fosse fanteria, sinceramente. Mea culpa. Ho sbagliato. Voi fatemi un giretto e andatemi a prendere quella fanteria di linea là dietro. Dai ragazzi, muoversi, muoversi. Voglio un lavoro pulito. E dovete muovervi. Anche perché siamo sotto i cannoni nemici e la cosa non mi fa per niente piacere, naturalmente. Sentite, facciamo così. Ok. Voi avanzatemi qua. Sperando che ce la facciamo a schierarci abbastanza velocemente. Voi tornatemi qua indietro. Che mi sembra che il nemico voglia fare qualcosa di non molto carino. Dai, liberatevi dei russi qua dietro. Fanteria, penso sia giunto il tuo momento. Cannoni. Dai, fategli imparare una bella lezione. Una bella lezioncina. Ok. Qua ci siamo quasi, ragazzi. I nostri uomini qui sono riusciti a rischierarsi. A quanto pare. Voi correte, signori, se no non ce la facciamo. Qua siamo andati incontro a un po' di fanteria di linea russa. Speriamo che la nostra cavalleria riesca a occuparsene.
Avanzate ancora un pochino, ragazzi. Ok, non perdete tempo con la loro cavalleria nemica. E andatemi a caricare questi. Voi, invece, vi unite a questi. No, una cosa del genere preferirei. Ok, cavalleria, colpire qua. Ah, giusto, devo dare ordine ai cannoni di colpire qualcun altro. Colpite qua nel mezzo. Qua sembra che ce la stiamo facendo. Fanteria. Liberatemi di questi. Anche voi attaccate qua. Carica. Delle nostre unità sembrano essere un po' sotto il fuoco dei cannoni. Infatti gli ho dato l'ordine di scalare le mura e di andare a prendere i russi perché ci hanno anche un po' rotto le balle. Ok, direi che adesso la restante parte della nostra cavalleria può attaccare. Aia! Questa fanteria me l'ero persa. Cavalleria, carica di massa. Ok, stanno tornando indietro, sti qua. Tornate qui. Qua i russi dovrebbero essere ormai praticamente in fuga. Tra l'altro è un casino. È un casino. Dai, ragazzuoli, salite. Voi tornatemi qui. Corpo a corpo. Inseguite questi. Ah no, non vi siete ancora liberati di questi. Per la miseria, riusciranno a scappare. Cioè, riuscirete a farli scappare? Sì, che è un termine un po' del cavolo. Riuscirete a metterli in fuga? Voi non mettetevi direttamente davanti ai cannoni. Fuoco contro la cavalleria qui. Potrebbero farci male i cannoni. Vediamo di rispedire indietro un po' di cavalleria. Nello specifico qua la manderei. Edificio catturato. Il cancello. Bene. Là i russi sono praticamente in fuga. Qua li abbiamo accercati e accerchiati e pressoché distrutti. Il problema è che questi qua ci hanno messo in fuga a parte della nostra rifanteria. Male. Qua il combattimento è ancora molto serrato e questi qua non hanno obbedito agli ordini. O forse sì. Ah, perché qua c'è anche un po' della nostra fanteria. Vabbè, occupatevi di quelli. Cannoni, fuoco, caspita, fuoco. Voi fuoco contro questi. Non vi siete ancora liberati dei russi qua dietro? A quanto pare no. Anche qua stanno resistendo tenacemente. Incredibile. Qua siamo sulle mura. E direi che andare a occupare quella posizione è d'obbligo. Perfetto. Se avete sentito casino sono io che ho spostato troppo velocemente la testa, scusatemi. Bene. Carica contro la loro ultima unità. E dai ragazzi, levatevi dalle balle. Velocizzo un attimo ragazzi che secondo me ormai ce la dovremmo aver fatta. Infatti qua i russi sono in fuga, fra poco lo saranno anche qua. L'unico punto è qua dietro, che non vorrei che riuscissero a fregarci. O a massacrarci anche tutti i cannoni. Ok ragazzi, gli ultimi rimasugli russi si trovano qui e li stiamo per sconfiggere. Ok, sono in fuga. E la battaglia teoricamente è vinta se nessuno di loro si riprende. E infatti. Allora, i russi hanno perso 2730 uomini e noi ne abbiamo persi ben 2000. Una vittoria alquanto pirrica, oserei dire. Ragazzi, hanno cambiato gusti. La Danimarca è troppo mainstream. Adesso vogliono la Norvegia che non l'aveva ancora chiesta nessuno. No. Ok, rieccoci. E allora. New casing technique. Oh, hanno trovato un nuovo tipo di lavorazione dell'acciaio. Ok. È morto uno dei nostri ministri. Tratto guadagnato. Due tratti guadagnati più che altro. Nazione distrutta, Marocco. Chi l'ha distrutta? Gli ottomani, ragazzi. Ottomani che, wow. Davvero con cattiveria.
hanno retto bene, sarà anche dovuto al fatto che sono alleati con gli austriaci. La Spagna ha occupato quasi tutta la penisola italica, invece la restante parte o è di Genova o è della Francia o è del Papa, possiamo dire, perché l'Italia centrale è il Papa, essenzialmente. L'Austria è bella potente, ma Brandeburgo sembra continuare a resistere. Incredibile. Incredibile, ma vero. Ok, dai, vediamo di farla finita con questi qua. Olè, e ce l'abbiamo fatta. Ci siamo ripresi anche questo territorio. Ripristiniamo le nostre unità. Perfetto. Poi vediamo di far fuori queste. Voilà. Queste battaglie, ragazzi, le faccio in automatico perché, voglio dire, combatterle non avrebbe molto senso. Queste truppe adesso le utilizzeremo per fare piazza pulita dei gruppi russi di saccheggio. Non sapevo come chiamarli, sinceramente. Oh, voi signori, andatemi ad assediare qua. Richiedete resa. Non si arrendono. Secondo me la battaglia in automatico si può fare. Oh, una volta che non salvo, ragazzi, prima di fare una battaglia in automatico, finisce così. Vabbè. Che tristezza. Cioè, che tristezza davvero una sconfitta del genere. Ma vaffanbagno. Stato scemo io, ragazzi. Stato scemo io. Dovevo combatterla. Dovevo combatterla, ma non l'ho fatto. Vabbè, qua quanto manca alla fine. Due turni, ok. Qua sopra invece vi siete ripristinate? A quanto pare sì. Non mi sembra che ci siano più altri russi in questa zona. E non mi sembrano neanche entrati in città, sinceramente. Riproviamo ad attaccare. Varrendete? No. Ok. Tra l'altro abbiamo perso un'unità di cavalleria. Se vi ricordate, ne avevo o ne volevo addestrare due. Ne avevo addestrate due, a dire il vero. Probabilmente prima di passare il turno dovrei attaccare lì, almeno per liberarmi di quel territorio. Per essere sicuro che ormai ce l'ho ed è fatta. Caspita. Certo che la sconfitta sotto mi è costata tanti tanti soldi e non sono neanche riuscito a ripristinare completamente l'esercito. Che coglione, ragazzi. Questa è stata davvero una mossa da coglione. Segnatevela. Segnatevela perché è stata davvero una stronzata. Vabbè, facciamo questa battaglia qua sopra. Formazione più semplice di così. E si muore, direi. Ok. Signore, direi che potete cominciare ad avanzare. Il nemico si trova qui. E voi avanzate fino a qua. Perfetto. Cavalleria, ti muovi sul lato destro. E velocizzo il tempo e ve lo salto, ragazzi, perché tanto si devono solo muovere. Ok, ragazzuoli, a quanto pare il nemico è avanzato. Era impaziente di affrontarci e ha deciso di avanzare. Voi mi fate una formazione a diamante. Voi avanzate leggermente. Però lo fate correndo. Vediamo com'è la formazione a diamante. Cioè, che l'immagine la descrive molto bene, però. Oh, molto carina. Molto, molto carina. Vedremo come funziona sul loro fianco. Fra poco. Vediamo se avanzano loro o se siamo costretti ad avanzare noi. A quanto pare hanno dato ordine di avanzare. Ok, non sparate subito. Fateli entrare un po'. Ok, sparate. Vediamo com'è l'attacco del nostro rombo contro il loro fianco. Sono molto curioso sinceramente di vedere il risultato. Perfetto. Avanzare. Mio Dio, ragazzi. Rombo ritirarsi. Per essere sostituito da un attacco di prepotenza di fanteria. Dai, uomini, posizionarsi velocemente.
Boom, sono arrivati i restanti dei nostri. Cavalleria, muoversi. Scusate ragazzi se non sto tagliando e non sto parlando, ma mi stavo divertendo in questo momento. Mi stavo divertendo a fare tutte queste mosse, questi accerchiamenti e controaccerchiamenti. Dai, gli fate una scarica contro e poi sgommate. Cioè, sgommate, caricate anche voi. Vediamo se ce la facciamo. Non peraltro, ma stiamo subendo un po' di perdite. Perfetto, qualche colpo gliel'abbiamo dato, voi potete lasciare in pace questi e andare più avanti, in modo da fare in modo che quelli non tornino a romperci le balle. Questi qua sono stati presi nel mezzo e dubito che riusciranno a scappare. Signori, dai, veloci, veloci, allontanatevi da questi. Velocizziamo qua. Perfetto. Hanno le uniformi tutte uguali. Non capisco sinceramente come riescano a distinguersi. Benissimo, li abbiamo anche messi in fuga. Li abbiamo messi in fuga e direi che adesso il nostro scopo è andare a inseguire questi. Ok, a quanto pare la nostra cavalleria è rientrata in contatto. Fanteria, andare a dare manforte. Correre, mi raccomando. Che non so quanto sarà in grado di reggere la nostra cavalleria, sinceramente, senza il vostro supporto. Eccoli, ragazzi, eccoli. Guardate con che prepotenza. Sbam! Ah, la bellezza della Darth Maul non smette mai di sorprendermi. Anche se ve l'ho detto, e lo sapete benissimo anche voi, che alcune cose sono un po' legnose, però è bella. È davvero bella. Generale nemico è stato ucciso e abbiamo vinto la battaglia. Velocizziamo. Nemico in fuga, termina battaglia, vittoria eroica. Olè. Ok, eccoci qua, il nemico ha perso 1200 uomini e noi 270. E abbiamo anche conquistato il loro insediamento. Lo esentiamo dalle tasse in modo che non si ribellino, anche se sono ancora un po' scontenti. E dannazione, dannazione per questo esercito, ragazzi, mi dispiace un sacco, sono stato davvero stupido. E uno degli errori che io ho fatto in questo caso, e faccio molto spesso, perché purtroppo non è una mia caratteristica, uno degli errori principali nei Total War, ma anche nei Paradox, è la mancanza di pazienza. La pazienza è fondamentale, così come in questi giochi, anche nella vita. E io che ne sono, non dico privo, però ne ho poca. Ah. Ok, i russi hanno deciso di attaccarci nella grande battaglia di Minsk. Noi disponiamo di 7.900 uomini e loro dispongono di 5.000 uomini. Aspita. Però considerate che noi nel primo scontro, nella prima fase dello scontro, ne avremo 4.300 e loro ne avranno 5.000. Queste sempre da considerare, perché queste qua arriveranno solo dopo come rinforzo. Non le avremo mai tutte insieme sul campo. Ok, e buttiamoci sul campo di battaglia. Ok, ragazzuoli, eccoci qua. Stavolta ce ne staremo comodamente sulla difensiva. Come potete vedere, ho fatto mettere delle postazioni anticavallerie su questo lato. Qua ho fatto la trincea, qua c'è l'alloggiamento per i cannoni e un'altra trincea. E molti uomini staranno in riserva dietro. E adesso scopro di avere il nemico alle spalle e mi gira le balle. No, stavo scherzando, stavo scherzando. Fortunatamente li ho messi dalla parte giusta. E il nemico si sta avvicinando per l'appunto da qui. Se vi state chiedendo perché non ho messo questi spuntoni per i cavalli qua, è perché penso che la foresta sarà in grado di respingerli abbastanza. Cioè non ci servirà avere anche qualcosa in più in quel punto, secondo me. Ok, adesso posizioniamo quelli lì. Questi li andiamo a mettere qui. Questi li andiamo a mettere qua. Questi ne teniamo uno qui e uno qui. E la cavalleria la teniamo qua e la sposteremo in base alle necessità. Ok, lasciamo che il nemico si avvicini. Allora,
Brutta cosa, il nemico sta facendo un'infamata. Cioè, un'infamata è anche una cosa buona per loro. Sta cercando di prenderci alle spalle. Vuole fare il giro di qua e attaccarci di qua, ovvero dalla parte sguarnita. Effettivamente non avevo pensato che potessero fare il giro da questa direzione. È stato un errore da parte mia non pensarci. E spero di non doverne pagare il prezzo. Però sinceramente non ci tengo a spostare le mie truppe. Piuttosto preferisco successivamente dovermi girare qua. Cioè, nel senso, spostare le truppe in questo modo piuttosto che andare là sopra. Sta succedendo qualcosa di strano. Ovvero, i loro uomini addetti all'artiglieria ci stanno caricando di ignoranza. Sinceramente non ne capisco il motivo. Anche i miei uomini immagino ne saranno sbalorditi. Non così tanto però da non sparare. Ma porca miseria. Quando fanno queste cose non capisco se sono degli eroi o degli idioti, o entrambe. Cambio. Vediamo se vi beccate un secondo fuoco. Non è detto, potrebbero riuscire ad arrivare senza subire un altro fuoco. Oh, ce l'hanno fatta, eh? Ce l'hanno fatta. Sì, più o meno. Ok, quella cosa facciamo finta di non averla vista, che sinceramente è stata bruttina. È un bel momento quello in cui la cavalleria del generale ti carica di ignoranza. Non so se avete visto il film Il servo del sovrano, che tra l'altro io ce l'ho ma non ho ancora visto tutto perché è solo in tedesco. E quindi sto lottando per cercare di capire bene tutto e sto andando molto piano. C'è un punto in cui in una battaglia lo zar Pietro il Grande interviene. Questa scena potrebbe essere simile, peccato che non c'è nessun russo che lo segue, se non a distanza di tanti, troppi metri. Vuole fare l'eroe e caricare la cavalleria, a quanto pare. Ma non capisce che no, non si possono fare queste cose, non si possono assolutamente fare. Vediamo se riusciamo a precederli. A quanto pare sì. Stoppare il fuoco a volontà, ragazzi. Stopparlo. Stopparlo, che sennò mi ammazzate tutti. Boom. E cavalleria del generale in fuga. Se ci va bene, riusciamo anche a ucciderlo. Eh no, è questo. Dai ragazzi che ce la fate. No, no, questi sono nostri, scherzavo. Va bene, ci stanno pensando i nostri uomini a inseguirli. No, cannoni, cosa state facendo? Attenti, attenti a quello che fate, rischiate di ammazzare i nostri. Cos'è successo qui? Ah, già, anche il nemico ha dei cannoni, probabilmente. Ok, i russi si stanno finalmente avvicinando. Parte dei loro uomini passeranno per la foresta, mossa che posso facilmente comprendere. Quindi noi andremo a posizionare più uomini là all'imboccare della foresta e ne porteremo altri a coprire questo punto. Tra l'altro, a quanto pare i cannoni ci stanno bombardando pesantemente perché vedo i nostri uomini un po' tesi. E penso che quello possa essere l'unico motivo per cui stiano così. Non penso che li stiamo colpendo. Boh, vabbè. Comunque i russi si stanno avvicinando. Ok, ragazzi, il nemico è giunto a contatto. Tra l'altro io sto spostando la nostra cavalleria qui in modo da cercare di colpirli al fianco. Vediamo se ce la facciamo. E se riusciamo a evitare che i nostri uomini vadano contro questi cosi qua che abbiamo messo noi. Che sarebbe davvero tragico. E speriamo di riuscire a reggere anche in questi punti che sono quelli più sottoposti all'attacco nemico. Tra l'altro vedo che stanno arrivando dei rinforzi da là sopra, quindi potrebbe essere importante anche spostare altri uomini qua in caso di bisogno. Ok, vedo che qua gli irregolari ci stanno attaccando il fianco. Fuoco a volontà, signori. A voi ve l'ho rimesso, vero? No, infatti, molto male. Molto, molto male. Ve lo rimetto ora. Ok, qua il nemico è a contatto.
Qua il nemico è a contatto. Non perdete la posizione, tornate qui. Voi mettetevi qua. Altra unità di supporto qua dietro, perfetto. Cannoni, continuate il vostro fuoco. E disperdete i nemici. Bene, cavalleria. Ostacolate la loro fuga al meglio delle vostre possibilità. Cominciate da quelli più lontani e poi tornerete indietro. Perfetto, sembra che qua stiamo riuscendo a reggere. Fuoco a volontà, ragazzi. Boom! Mio Dio. Quanto male gli stiamo facendo. Ok, spostarvi, ragazzi. Anche voi vi andate a mettere qui. Perfetto. Qua i russi sono messi in formazione a quadrato, speriamo che non gli serva molto. Voi qua sparate qui. Anzi, cannoni, fermarvi e colpire tutti qua. Che almeno nel vostro ratio di fuoco, cioè ratio, nel vostro raggio di fuoco. Qua i russi sembrano intenzionati a buttare giù la nostra linea con il mero numero. Speriamo di riuscire a dimostrargli che non sarà così. Ok, fate in modo che questi qua non tornino a combattere. Fuoco a volontà qui. E stessa cosa vale per voi. Sperando di non colpire il muro. Allora, dato che non ci sono più russi qui, direi che è il vostro momento per fare una cosa del genere. Perfetto. Mentre voi andate qua sopra. Perfetto. Qua mi sembra che i russi non stiano dando più troppo filo da torce. Ah, qua c'è un po' di cavalleria però. Quindi formazione a quadrato. Voi vi andate a mettere qui. In modo da coprire quella parte della foresta. Wow, ragazzi, che casino. Che casino. Qua a quanto pare i nostri uomini e cannoni sono stati annientati. Molto male. No, 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 fermi, fermi, fermi. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ah, questa è la nostra cavalleria. Chiedo perdono, chiedo venia. Cavalleria, non stare troppo vicino a quelli e inseguire qua. Ragazzi, spostatevi qui, velocemente. E vediamo se l'accerchiamento riesce. Ancora un pochino, ancora un pochino. Dai che ci siamo quasi, ragazzi, dai che ci siamo quasi. Perfetto. Cavalleria, tornare indietro e colpire qui. Aia, questo punto sembra sul punto di cedere. Ripetizione involontaria. Qua servono rinforzi. Il numero dei russi qua sta diventando fin troppo soverchiante. E il corpo a corpo è davvero brutale. Anzi, voi aiutatemi qua. Ce la dovremmo poter fare, però. Mai dire. Mai dire quelle che sembrano certezze che poi non lo sono. Uomini, avanzare ancora un pochino. Cannoni. Fuoco qui. Anzi, stoppate il fuoco direttamente perché sennò rischiate di ammazzare davvero più i nostri che i loro. Ok, voi rimettetevi qua in fila, in modo da affrontare i russi che sono qui. Voi andatemi a dare manforte qua con i russi che stanno cercando di passare. Delle truppe si sono riprese di quelle che sono in fuga? Quanto pare no, anche se non molti sono in fuga. Fatemi una cosa del genere. Qua dietro cosa abbiamo? Qua dietro c'è l'artiglieria. Ah, sarebbe da colpire. Però prima occupatevi di questi. Dai ragazzi che dobbiamo mandare al diavolo questi infami. Ce la si può fare, ce la si può fare. Calma ragazzi. Voi andatemi a dare un po' di manforte qua giù. Che qua sopra si occupano queste due.
Perfetto. Certo che questi qua sono davvero degli eroi, ragazzi. Per resistere così tanto. Occupatevi dell'artiglieria nemica. E poi dovrete tornare indietro. No, sbagliato. Gli ho fatto fare una mossa del tutto involontaria. Voi occupatevi di questi. Non corpo a corpo, signori. Fuoco. Ok, perfetto. Cavalleria. Fammi inseguire questi in fuga. Voi andatemeli a prendere alle spalle, i russi qua. Boom. Correre. Stessa cosa fate voi. Voi andate a prendere questi alle spalle. Cambiate idea, vi girate per affrontare questi qua che sono in arrivo. Cos'è successo? Rinforzi. Oh, bene. Da dove stanno arrivando? Da qua, ma non mi serviranno. Tra l'altro è il generale, io mica lo uso per l'inseguimento. Sia mai che mi venga ucciso proprio nell'inseguimento, per l'appunto. Tra l'altro mi sta anche andando via la voce, se sentite. Non riesco a registrare in santa pace, a quanto pare. Ok. Fuoco a volontà, ragazzi. Più o meno fuoco a volontà. Ma cosa sono questi qua? Bicchieri? Sono bicchieri, sti stronzi. Ma poveracci. Ma chi ve l'ha fatto fare, poveri cristi? Ok, in ogni caso abbiamo vinto, ragazzi. Li inseguo e ci ribecchiamo sulla mappa. Prima di passare, ragazzi, e mentre stanno inseguendo i miei uomini, vi voglio far vedere le immagini della linea del fronte. Qua è dove il sangue dei nostri uomini è stato versato per la gloria dell'impero, come potete ben vedere. Ma avvicino un po' di più al punto dove i morti sono innumerevoli. Guardate qua che roba, ragazzi. Cioè, qua il senso di sconfitta, il senso di disgrazia è così forte che i morti lievitano pure. Cioè, guardate qua. Neanche nella morte questo povero ciccino ha pace. Ma dannazione. Anche i fucili. Ah, vabbè. Però voglio dire, si può perdonare a questo gioco che è del 2008. Cioè, riformulo la frase, se si può perdonare come cosa a giochi decisamente più recenti, direi che si può perdonare anche a questo gioco che ormai il suo tempo l'ha fatto anche da un po'. Ok, niente, tutto qua ragazzi, era una cazzata. Allora, abbiamo costruito un po' di robina bella. Una città è assediata, ovvero Kiev. Sì, ma è assediata da un numero di uomini davvero irrisorio. È stato scoperto il sistema Natura. Ok, lavoratori in sciopero a Bashrika, a Estonia-Livonia, Tatariglia, Polonia, Moscovia, Arkhangelsk. Ok, quindi il nostro impero comunque è un po' scosso dalle sue recenti conquiste, ma ha un suo perché. Legionari, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate qua sotto un bel mi piace per l'impero svedese. Che devo dire si è ampliato a perdita d'occhio. Potete vedere la mappina qua sotto, guardate qua che bella roba. Mamma mia. Sono davvero contento. Avve a tutti i legionari, ci vediamo nel prossimo episodio. Aspetto i vostri commenti e mi piace, naturalmente.